Ciao a tutti, sono Barbie Xanx e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti sul canale di Bix Coven, il canale YouTube interamente dedicato al true crime, l'originale, diffidate dalle imitazioni. Continuerò a dire questa cosa fino a che le persone non smetteranno di arrabbiarsi per piccoli secondi e si concentreranno sulla sostanza. State per scrivere un commento arrabbiato su questa frase e piatela con più tranquillità, santissimo cielo. Ma torniamo a noi, bamboli di casa. Oggi vi parlerò di una storia molto molto inquietante. Parliamo di un serial sciroccato inglese. Per stavolta non stiamo negli Stati Uniti, beh una volta. Però parliamo di un argomento molto molto delicato. Un argomento che tratta dei bambini. Preparatevi per una storia estremamente forte, estremamente delicata, perché è davvero tosta oggi. La storia di cui vi parlerò oggi è del serial sciroccato Robert Black, che ha letteralmente terrorizzato tutta la Gran Bretagna per tantissimi anni, tanto che la gente addirittura chiudeva i bambini in casa. Pronti per rimanere con me fino alla fine del video? Prima di iniziare però, come al solito, gli annunci. Se vi piace il mio canale, volete sostenere il mio lavoro per vedere nuovi video, potete farlo in tante maniere, con like, con commento, condividendo il mio video, taggandomi nelle storie. Qui sotto ci sono il mio Instagram, l'Instagram di Bix Coven, la nostra community su Reddit, il mio shop, il sito in cui faccio le dirette, l'altro mio canale di cinema. Oggi una maglietta a tema natalizio, ma sotto... ho una maglietta horror a tema Pumpling. Se sentite il rumore è la sedia, non sto facendo niente di sconcio. Le magliette di Pumpling potete ottenerle con il 20% di sconto grazie al mio codice, il codice sghiccio. Utilizzandolo sosterrete il mio canale, quindi grazie mille tantissimo. Fatelo utilizzare a tutti, mi ha aiutato un sacco. Inoltre, se volete suggerire un caso potete farlo con i commenti qui sotto, io li prendo sempre in considerazione. Però se volete che quel caso diventi immediatamente un video, potete farlo tramite l'abbonamento di terzo livello. Ci sono tutte le informazioni qui sotto, cliccando sul link dell'abbonamento. Ma iniziamo subito con la storia di oggi. Per una volta non ci troviamo negli Stati Uniti, per una volta, ma ci troviamo in Gran Bretagna, davanti a una delle persone più pericolose della Scozia, che si è macchiata di atti terribili. Atti che riguardano i più piccoli e che hanno terrorizzato intere famiglie tra il 1981 e il 1986, mettendo il terrore tra chiunque avesse un bambino tra i 5 e gli 11 anni. Addirittura le persone cambiavano le loro abitudini, chiudevano i bambini in casa, per quanto tutti erano spaventati. Cosa è successo? Iniziamo dalla fine quasi. Il 16 luglio 1990 qualcuno nota qualcosa di sospetto. Un uomo infatti sta facendo giardinaggio, quel giardinaggio un po' per distendersi, quasi terapeutico. È nel proprio giardino, sta curando un pochino le piante e nota qualcosa che gli sembra strano. Nota un furgone con un uomo che sta guidando questo furgone. A un certo punto si avvicina e vede che questo furgone con un uomo sta parlando a una bambina. La bambina stava andando verso il negozio lì vicino, ma l'autista del furgone si avvicina sempre di più a lei, sempre più piano, la segue. A un certo punto apre la portiera, inizia a parlare con la bambina. Inizialmente tutto sembra quasi normale, anche se parlare con gli sconosciuti non è certo una cosa normale. A un certo punto l'uomo sembra quasi porgere alla bambina quasi un cestino, e non so che cosa succede, l'uomo non riesce a capirlo dal suo giardino, però quella bambina è letteralmente sconvolta, spaventata, ha visto qualcosa di terribile. Nel giro di pochi secondi, semplicemente degli attimi, l'uomo prende di peso la bambina e la butta dentro il van. Il testimone fortunatamente ha visto tutto, nascosto dal suo giardino. Nessuno poteva mai vederlo. Fortunatamente riesce anche a vedere la targa del veicolo. Se la punta e chiama immediatamente la polizia. Descrive tutto alla polizia e c'è un colpo di fortuna. Mentre la polizia sta così ferma da una parte, il van passa proprio davanti all'auto della polizia, che mettono immediatamente in moto e iniziano a rincorrerlo. La polizia lo rincorre, lo blocca e lo costringe a fermarsi e aprire il van. Aprono il van e subito dentro non trovano la bambina, vedono solamente un sacco a pelo. Aprono il sacco a pelo e dentro c'è una bambina. Questa bambina ha una federa in testa, gliela tolgono ed è completamente viola. A stento riesce a parlare, fa troppo caldo lì dentro. È sconvolta, spaventata, ma la parte ancora più sconvolgente deve arrivare adesso. La bambina fortunatamente è viva, anche se terrorizzata. Il poliziotto che è intervenuto, però, è ancora più sconvolto di lei, perché ben presto si rende conto che quella bambina che hanno appena salvato è sua figlia, che è legata e imbavagliata. Qui viene arrestato Robert Blake con l'accusa di rapimento e violenza intima, e lui si dichiarerà colpevole. Ma da subito questo crimine risveglia qualcosa negli investigatori. Gli investigatori del Regno Unito, soprattutto quelli scozzesi, sono molto molto scettici. Questo crimine ha qualcosa che non torna. È troppo ben curato. In genere, chi fa dei crimini molto ben curati, molto organizzati, è perché quello non è il suo primo crimine. Molto spesso ce ne sono altri alle spalle. Questo non sembra qualcosa di casuale. La polizia inizia a pensare una cosa, che forse in modo totalmente casuale magari ha scoperto qualcosa di più grosso. Magari un modus operandi di una persona che si svolge e si muove così da tempo, magari da anni.
Robert Black è dietro le sbarre, ha ammesso la colpevolezza, però allo stesso tempo non fa nessuna parola, non parla, gli fanno domande, gli chiedono se magari ha già fatto queste cose, ma lui non fa parola, non dice niente. Così la polizia ha le mani legate e decide di fare una cosa, coinvolgere un profiler, ovvero quegli psicologi che sono specializzati nel parlare magari con i criminali e tentare di tratteggiare uno schema di una personalità per capire chi sono, come si muovono e se magari hanno dei crimini che potrebbero aver fatto. Qui viene coinvolto Paul Britton, un profiler di fama mondiale. Lui viene chiamato dalla polizia scozzese principalmente per una cosa. Oltre al modus operandi c'è qualche altra cosa che non quadra. Nel van hanno trovato degli oggetti. Oggetti strani per un normale poliziotto, ma non per Britton. Britton da subito capisce che quelli non sono degli oggetti a caso, ma sono tutti gli effetti dei kit per praticare violenza intima. Ci sono dei dettagli che per noi magari sono neutri, uno con un altro, ma per uno specialista aprono un mondo. Per Paul tutto è chiaro. Il van è stato rivestito. Inoltre c'era il sacco a pelo. Tutto sembrava predisposto per uno scopo, quello di praticare violenza intima sui bambini e poi disfarsi del corpo. La bambina è stata estremamente fortunata perché secondo Paul Britton Robert era lì lì per toglierle la vita. Paul Britton ha dei dubbi e secondo lui questo non è opera semplicemente di un improvvisato. Lui già ipotizza una cosa, che in realtà Robert Black sia un uomo che ha già fatto queste cose, magari un serial scirocco. Ben presto infatti la polizia gli dice che ci sono tre casi che sono molto simili a questo. Casi di bambine che sono state rapite, hanno subito violenza intima e poi purtroppo le è stato tolto la vita. La polizia decide finalmente di approfondire e decide di prendere tutti quei casi con queste caratteristiche così simili e di rianalizzarli. Magari tra quei casi risolti potrebbe esserci l'opportunità di chiuderli per sempre, di dare un colpevole a quelle vittime. Purtroppo i riscontri non tardano ad arrivare e purtroppo sembrerebbero essere iniziati molto tempo fa. 8 anni prima, il 30 luglio 1982, Susan Maxwell ha 11 anni e il suo corpo viene ritrovato senza vestiti sul ciglio della strada. L'8 luglio 1983 invece era stata la volta di Carol Hugh, 5 anni, scomparsa a Portobello, un sobborgo di Edimburgo. Il suo corpo verrà ritrovato senza vita in un fosso a molti metri di distanza da casa. Marzo 1986. È scomparsa un'altra ragazza, Sarah Harpen, di 10 anni. Lei si era allontanata da casa da pochissimo, solamente un centinaio di metri. Giusto il percorso per andare al supermercato, comprare un po' di pane e poi ritornare a casa. Purtroppo però il suo corpo verrà ritrovato in un fiume, il fiume Trent, vicino Nottingham. Tutti i corpi a quanto pare hanno una cosa in comune. Tutti sono stati trasportati per tanti chilometri e poi sono stati disposti a pochi chilometri l'un l'altro. Questo fa proprio pensare una cosa, che dietro potrebbe esserci la stessa identica mano, la stessa identica persona. Quella di Robert Black. Qui la situazione diventa molto più complicata, perché un conto è analizzare, indagare su dei casi che stanno volgendo in quel momento, un altro conto è andare a ritroso per 10 anni di casi. È molto complicato, perché molto spesso non ci sono più le prove, oppure sono state perse, oppure ancora sono state distrutte, oppure non sono nemmeno mai state prese. Non è neppure possibile analizzare la scena dal vivo. Britton deve accontentarsi di analizzare delle foto. E purtroppo la situazione è estremamente drammatica, stiamo parlando di vittime che sono delle bambine di pochi anni. I corpi erano molto deteriorati. E anche l'analisi dei corpi è davvero molto complicata, capire cosa le è successo quando erano in vita, dopo. Riuscire a capire come gli è stato tolto la vita è fondamentale anche per capire la mano che ha fatto, come ragiona, i suoi meccanismi, però allo stesso tempo è molto complicato trarre queste informazioni. Da subito Paul Britton si concentra su degli elementi, i fattori in comune che collegano queste bambine. Tutte hanno un'età giovanissima, sono tutte delle bambine. Inoltre hanno un'altra cosa in comune, i loro corpi sono stati ritrovati a molti chilometri rispetto a dove sono scomparse. E questo è un dettaglio che sarà fondamentale, perché evidentemente Black è una persona molto sicura di sé. Sin dall'inizio è ben chiaro una cosa: a quelle bambine vuole fare del male e poi vuole togliere loro la vita. Britton fa un ritratto di chi potrebbe essere il colpevole dietro tutto ciò e quel ritratto la polizia ricorda qualcuno: Robert Black. Lui ha una vita particolare, lui viaggiava spesso per il paese, per lavoro. E proprio per questo, se tu viaggi in continuazione per lavoro, insomma, se ti sposti in continuazione, fai grandi distanze, non cogli l'attenzione. Insomma, le persone non è che dicono come mai sei sempre in viaggio, stai lavorando. Inoltre era anche una persona che aveva il veicolo adatto, un van, perfetto per portare, nascondere qualcuno. Ma se hai un furgoncino hai anche un luogo in cui far del male a qualcuno. Dove nasconderlo, dove tenere il suo corpo e poi scaricarlo dove vuoi. Passano 5 anni da quando quella bambina è stata salvata e la polizia sospetta ancora una cosa, che dietro quegli eventi ci sia sparata la mano di Robert Black. Robert inizialmente dice sì voglio collaborare, basta che mi levate dalle scatole, ma alla fine non dà nessuna informazione davvero utile alla polizia. Così la polizia non ha che un'opzione:
raggirarlo. Chiamano così uno psicologo, Richard Peacock, che teoricamente ha un'opzione, ovvero tentare di raggirarlo e tirargli fuori delle informazioni. Farlo parlare, farlo anche un po', non lo so, pavoneggiarsi e trargli qualcosa che possa comprometterlo, schiacciarlo, incastrarlo. Lo psichiatra, insomma, si fa un po' un quadro di Robert. Lui è un uomo un po' in sovrappeso, non particolarmente bello, insicuro e senza nessun talento, a parte quello di essere davvero qualcuno e fare qualcosa di terribile. L'obiettivo dello psicologo è tentare di entrare in confidenza con l'uomo, con Robert, e insomma sperare che magari così si sente un amico e inizia un po' di cose. Robert sembra essere pronto a parlare, ma non di tutto. Alcune cose, soprattutto quelle di cui è accusato, non sembra volerne parlare. Anzi, addirittura dice di non ricordare niente. Non so, forse le ragazze sono vive, forse non sono più vive, boh. Lui, fatalità, ricorda tutte le cose orribili che ha fatto a queste ragazzine, però non ricorda l'attimo in cui toglie loro la vita. Fatalità, così. Lui dice anche una cosa un po' particolare, dice che lui si ricorda queste cose, però è come se se le ricordasse non come se le avesse fatte lui, ma come se fosse uno spettatore, come se stesse vedendo uno spettacolo a teatro dove un attore, che praticamente era lui, stesse facendo queste cose. E poi, proprio sul momento chiave, puff, tutto si chiude. Lui non vede più niente. Robert dice di non ricordarsi niente, né di quando ha tolto la vita a queste ragazzine e né di quando ha scaricato i corpi. Però dice che si ricorda una cosa, che lui c'aveva questa ossessione continua nel fare queste cose, nel trovare queste bambine. Sentiva proprio un bisogno. Soprattutto sentiva un altro bisogno ancora più grande, quello di continuare a raccontare i momenti più brutti della sua vita, quando era stato maltrattato. Robert infatti rompe un po' le scatole allo psicologo e dice di volergli raccontare qualcosa. La sua infanzia. Lui è nato nel 1947 in Scozia e purtroppo è nato in una famiglia estremamente povera. Padre sconosciuto, la madre non lo voleva. E così lo ha abbandonato ed è finito in adozione. La donna lascerà il paese e lo lascerà a questa famiglia affidataria che purtroppo lo abuserà. Lui viene affidato a Jack e Margaret Tulip e purtroppo sono terribili con lui. Lui sin da bambino va in giro pieno di lividi e infatti se ne accorgono anche i vicini, se lo ricordano che era continuamente pieno di lividi. Teoricamente quell'affidamento doveva essere temporaneo, purtroppo ben presto diventerà permanente. Robert non vedrà mai più sua madre e dice di essere stato cresciuto con il dolore. Robert racconta di un Natale in cui non ricevette nessun regalo perché i genitori gli hanno detto che era l'unico regalo lo ricevette da un conoscente che gli regalò un pallone. Robert oggi è un uomo anziano e il fatto che ancora oggi stia ricordando così accuratamente questo Natale ricevuto senza regali, senza neppure un dono, è qualcosa di più che semplicemente la voglia di ricevere un regalo o un giocattolo. È in realtà la sensazione di un rifiuto, che evidentemente se se la ricorda ancora così nettamente è perché lo sta perseguitando da decenni. Quando Robert ha solamente 11 anni, anche la madre della famiglia affidataria muore. E per due volte di seguito, in pochissimi anni, Robert si vede perdere due madri. Dopo la morte anche il padre affidatario se ne libera e lo lascia in una casa famiglia. Lì verrà regolarmente abusato da parte di un uomo più grande. Alle elementari Robert subisce bullismo, viene ridicolizzato e viene soprannominato Smelly Robert perché puzza. Il motivo per cui puzza è reale e io vi consiglio, se state mangiando in questo momento, di fare un attimino una pausa. Purtroppo Robert puzza per un motivo. Sin da piccolo inizia ad avere una fascinazione per gli escrementi. Molto spesso ci gioca, li prende in mano, li schiaccia con le mani o li sparge in giro. Una pratica che insomma sicuramente non fa certo profumare. Inoltre, sin da piccolo Robert inizia a manifestare delle parafilie. Allora, non vorrei dire strafalcioni perché non è l'ambito che mi compete, però per tentare di spiegarlo e allo stesso tempo non fare figuracce, le parafilie dovrebbero essere tutte quelle pratiche che non sono proprio quelle basic della riproduzione. Robert sin da piccolo inizia ad avere una fascinazione, ovvero quella di infilarsi oggetti nella porta sul retro. Quando la polizia infatti lo arresterà, troverà all'interno del suo appartamento diverse foto di se stesso con degli oggetti che gli uscivano dalla porta sul retro. Questi oggetti erano i più disparati, come per esempio una cornetta del telefono, scusate. Oppure c'era una foto in cui gli usciva una bottiglia di vino. Scusate, non vorrei ridere, però io la mia immaginazione è troppo forte. Pronto, Robert? Robert inizia a chiudersi sempre più spesso in questa vita intima con se stesso. Insomma, quando le persone non riescono ad avere una vita intima con altri, molto spesso si chiudono in sé e a fare
chi fa da sé fa per tre. Robert molto spesso in segreto indossa anche dei costumi da bagno femminili. Spesso ha detto delle cose, come per esempio che sperava di avere delle parti intime femminili anziché maschili. Ovviamente questo non è simbolo di qualcosa di negativo, è qualcosa di neutro. All'interno di questa storia ovviamente questa sensazione assumerà un altro risvolto che purtroppo non è particolarmente positivo. La disforia di genere, esattamente come altri temi che abbiamo trattato all'interno di questi video, i genitori che si separano, violenza subita in famiglia quando si è piccoli, non è che questo fa diventare cattive le persone, sono dei traumi che ognuno elaborerà in maniera differente, magari avendo insicurezze personali oppure facendo cose brutte. Tutto quello che viviamo ovviamente ha un'influenza su come ci comportiamo e chi saremo all'interno della società. Robert sembra anche abbastanza precoce, quando ha solamente 10 anni, insieme ad altri compagni, tenta di fare del male a una bambina a livello intimo, tentano di entrare all'interno di questa bambina. Tentate di capirmi, che devo dire, devo parlare così, abbiate pietà di me. Però sono troppo piccoli e non capiscono bene come fare, quindi sta bambina sperando se sia un po' salvata. Quando Robert ha 15 anni lascia la casa famiglia e prende lavoro come corriere. Durante il suo lavoro sembrerebbe aver fatto del male dalle 30 alle 40 bambine. Robert racconta che lui aveva questo lavoro, faceva il giro delle consegne e molte volte tentava di rimanere solo con queste bambine, di toccarle. Quando Robert ha 16 anni dice che il suo interesse nei confronti delle bambine diventerà incontrollabile e non riuscirà più a tornare indietro. Un giorno si trova in un parco. Tutti gli altri bambini se ne sono andati, ma vicino alle altalene c'è ancora una bambina. Lui si avvicina a lei e le dice: «Vuoi vedere le gattini? Conosco un posto dove trovarli». La bambina lo segue. Lui la porta in un rifugio antiaereo. La bambina le chiede di uscire perché ha paura, è buio, e inizia a piangere. Lì Robert le fa togliere gli slip, la fa sdraiare e inizia a esplorare il suo corpo. E dopo che insomma si è sfogato, la stranga e se ne va. Robert è convinto che ormai la bambina sia morta, mentre invece è ancora viva. La bambina infatti esce e inizia a vagare in giro. È stordita, svestita, piena di sangue, ancora completamente sconvolta tanto da non riuscire neppure a parlare, ma è viva. Robert si era emozionato nel vedere la bambina priva, secondo lui, di vita, tanto che insomma aveva passato del tempo con se stesso. Aveva lanciato il suo liquido sopra il corpo. La polizia analizzerà proprio questo e finalmente lo becca. Questo rimane per Robert un momento fondamentale, quando per la prima volta agisce e tenta di togliere la vita a qualcuno. Per lui è un momento emozionante, quasi, diciamo così, frizzante. Scusate, non posso dire parole precise. Robert sembrerebbe, secondo gli psicologi, avere una mente abbastanza contorta. Secondo lui era più sensato che lui, insomma, si toccasse così se la bambina fosse priva di vita rispetto a essere viva. Tenta quindi di avere la passività, il distacco. Questa passività, questo distacco, sembra quasi avere riscontro in quello che aveva detto allo psicologo all'inizio, di non ricordare. In realtà lui vorrebbe quasi prendere le distanze, come per trovare una scusa per quello che ha fatto. La situazione è molto complicata e molto strana, ed è anche molto difficile inquadrare la situazione, che non vuol dire perdonarla, ma vuol dire tentare di vedere il punto di vista di chi ha commesso queste cose. Gli psicologi hanno il compito di tentare di dare una spiegazione a questi atti totalmente assurdi per noi. Questo non vuol dire scusarli. E perché Robert sta facendo queste cose? Secondo alcuni è un modo per quasi rivivere il passato. Molte persone, quando subiscono qualcosa di estremamente traumatico, per tentare di digerirlo e accettarlo, tentano quasi di riviverlo, a volte facendo uno switch nel ruolo. Se si è subita una violenza, magari a volte si rifà quella violenza per rivivere quell'atto non più come vittima, ma come colui che attua la violenza e quindi ha il potere. Proprio per questo a volte delle persone adulte a volte rielaborano e rivivono certi eventi, a volte come vittima, a volte come carnefice. Addirittura chi ha subito violenza intima da bambino può capitare che per digerirla, diciamo, da adulto, per accettarla, tenta di normalizzarla, se non addirittura di eroticizzarla, inserendola magari in delle abitudini intime, anche magari all'interno di contesti con consenso. Ovviamente questa non è una regola, ci sono tantissime letture e tantissimi risvolti che possono avvenire all'interno
di un trauma di una persona. Queste sono semplicemente alcune delle letture che ho trovato io. Nel caso ci fossero delle imprecisioni, correggetemi nei commenti perché non sono una psicologa. La bambina ancora in vita racconta tutto ai suoi genitori. Si metteranno di mezzo gli assistenti sociali che purtroppo non faranno assolutamente niente. Robert, nonostante la cosa gravissima che ha tentato di fare, rimarrà libero e continuerà la sua scalata verso l'orrore. Dopo l'aggressione, Robert verrà valutato da un psichiatra che dirà che lui in realtà non è una minaccia per la società e può stare tranquillamente libero. Certo, ha tentato di togliere la vita a una ragazzina, però va bene. Proprio per questo motivo gli viene data una pena molto molto leggera. Ovvero, secondo voi cosa? Quale pena viene fatta? Niente, viene semplicemente ammonito per aver fatto delle cose brutte su una bambina e aver tentato di toglierle la vita. Vabbè, percepito come averla fatta franca, ma anche dalla società. E si sente praticamente indisturbato di poter fare quello che vuole. Io sinceramente sono rimasta totalmente sconvolta da questa decisione, solamente un'ammonizione. Non avendo seguito nessuna ripercussione, Robert diventa sempre più adage. Si trasferisce e supera una denuncia per aver molestato la figlia della proprietaria della pensione. E lì, tac, un anno di detenzione in riformatorio. All'istituto non riceve nessun tipo di cure psichiatriche e subito dopo abbandona la Scozia. Nel settembre del 1968 si trasferisce a Londra. È una grande città. Qui Robert può giovare di una cosa. L'anonimato. Si trasferisce nella zona nord della città, pochi amici, molto spesso lo si vede al bar che beve. Robert sembra vivere semplicemente mosso dai desideri più spiccioli, quelli intimi, e ben presto, così isolato dal mondo tranquillo, normale, della socializzazione, sembra sempre più infognato nel mondo intimo, un po' controverso, un po' estremo. Il suo contatto non sono tanto le persone, ma i materiali zozzetti. Robert ben presto scopre anche una cosa, che può trovare qualsiasi tipo di materiale, basta cercarlo. Infatti trova un negozio di King's Cross in cui può trovare materiale con bambini. Il fatto di trovare certi tipi di materiali in un negozio lo fa sentire legittimato, come se quello che stesse facendo fosse ok. Il fatto che scoprire che altri hanno le stesse pulsioni lo rende normale ai suoi occhi e quindi lecito. A un certo punto per Robert il semplice consumo di alcuni tipi di materiali non è abbastanza. A un certo punto vuole produrre lui delle foto e ci sono delle foto sia di se stesso, molto esplicite, ma anche dei ritagli. La polizia ha trovato centinaia e centinaia di foto di lui, selfie, oppure ancora ritagli di foto di bambini, foto innocue anche, come, non lo so, quelle che trovate sui social dei bambini. C'erano anche foto di adulti, ma la maggior parte erano di bambini e foto normalissime, bambini che vivono una vita tranquilla, in atteggiamenti non espliciti. Secondo alcuni psichiatri potrebbe essere per rivivere un'infanzia che lui non ha mai vissuto. Robert diventa sempre più ossessionato nel tentare di trovare nuovi modi per venire in contatto con delle bambine. Addirittura diventerà un bagnino in una piscina. Ma le sue fantasie lo assorbono sempre di più e il mondo normale sembra non essere più all'altezza, essere quasi un intralcio. Non stringe nessun legame emotivo, non riesce a contattare altri esseri umani, vive una vita parallela. Nella sua mente c'è spazio solamente per desideri proibiti e come renderli in realtà. Ma il primo passo per fare qualcosa materialmente non è tanto farlo, ma vedere come viene fatto. Robert infatti non si accontenta più di bambini visti sulle riviste, ma inizia ad andare in giro, a osservarli dal vivo. E lo fa con un motivo: per mettere in atto un piano, per studiarli, come fare determinate cose non nei suoi sogni, ma verso persone reali. Nel 1976 Robert trova un lavoro. E con il lavoro ha un van che serve per trasportare manifesti pubblicitari. Viaggia per il Regno Unito, così come per tutta l'Europa. È costantemente a caccia di vittime ed è costantemente in viaggio. Robert ammette una cosa, che durante dei tempi di vuoto, insomma nel van, passava dei momenti intimi con se stesso, ripensando agli atti orribili fatti sui bambini. A volte dice anche che teneva dei costumi, dei vestiti all'interno del van, vestiti da donna, oppure ancora vestiti di bambino che indossava. E io sinceramente, mo senza offesa, mi domando dove cavolo gli entravano questi vestiti da ragazzino, visto che era un uomo in sovrappeso di una certa stazza. Boh. A volte semplicemente il vestirsi da bambino e fare passare del tempo con se stesso lo gratificava, altre volte non era abbastanza. Robert pensava sempre a questi eventi, come metterli in atto, fare prove tecniche, come farla franca della polizia, fantasticava continuamente su queste cose. E forse proprio per questo era estremamente organizzato, nulla era dato al caso. Robert vuole sempre di più e purtroppo questo volere di più vuol dire togliere più vite. E per Robert togliere più vite era anche una cosa positiva per lui, perché insomma nessuno poteva identificarlo. Robert non ammetterà mai di aver tolto la vita a queste bambine, però ammetterà tranquillamente la sua routine e lo racconta come se non la fosse. Dice che prima gli legava le mani,
prendeva il cerotto, il nastro adesivo, lo incollava sulla bocca, così da non farlo urlare. Poi metteva la federa del cuscino in testa, le infilava in un sacco a pelo e le buttava in un angolo del van. Poi le ignorava. Tutto questo avviene in pochissimi minuti, subito dopo che la bambina è stata rapita. Robert, per via del suo lavoro, ha un terreno di caccia vastissimo, cosa che quindi rende tutto molto più difficile il lavoro della polizia. Devono coordinare magari tante stazioni, sentire cosa è successo, se hanno avuto dei ritrovamenti, delle prove, delle scomparse. Inoltre, lui faceva tutto nel suo van, quindi dove ritrovare le prove? Grazie alla sua vasta conoscenza delle strade, Robert riesce anche a trovare dei posti, dei luoghi in cui lasciare i corpi e dare meno nell'occhio. Luoghi isolati, ma non troppo, in modo che, insomma, non desse troppo nell'occhio, non cambiasse troppo la strada e quindi attirasse attenzione e roba del genere, niente di tutto ciò. Il desiderio è sempre più grande e deve ripetere in continuazione l'atto. Robert è stato fermato, probabilmente però non si sarebbe mai fermato da solo. Avrebbe continuato a mietere vittime all'infinito. Robert, inoltre, era anche parecchio intelligente. Si teneva dei souvenir, insomma, degli atti terribili che compieva, ma in realtà erano delle prove per scagionarsi. Purtroppo era estremamente furbo e proprio per questo per tanto tempo è riuscito a farla franca. Per esempio, lui prendeva la vittima, lo faceva in maniera estremamente veloce e poi andava subito a fare benzina. Perché? Perché così prendeva lo scontrino e uno, quello scontrino era un souvenir per ricordarsi quanto aveva fatto, ma allo stesso tempo poteva essere utilizzato per scagionarsi, dicendo no, io in quest'ora, vedete, stavo altrove, ero a fare benzina. Durante la perquisizione le forze dell'ordine trovano diverse ricevute che lo collocano proprio vicino ai luoghi in cui queste bambine hanno perso la vita. Lui non confesserà mai, ma proprio questo lo farà condannare a 4 di questi eventi. Lui si dichiarerà non colpevole, ma allo stesso tempo non parlerà mai di un minimo rimorso, niente. Il punto è uno. Lui per prima si è autoconvinto che quegli eventi non sono mai esistiti, mai avvenuti. Robert sapeva benissimo cosa stava facendo, era consapevole, voleva farlo, però preferiva far finta di niente, far finta di non aver mai commesso quelle cose. Robert è collegato alla scomparsa e aver tolto la vita di 10 bambine. I casi di 9 bambine sono ancora oggi aperti. Robert Black è morto nel 2016, a 66 anni in carcere. E voi cosa ne pensate di questa storia? Io ho trovato molto affascinante, onestamente, la spiegazione della psicologia, ovvero secondo cui dei traumi da alcune persone vengono riattuati per tentare di rielaborarli. Nel caso ci fosse qualche imprecisione, correggetemi qui sotto, perché come al solito io non sono una psicologa, tento di approfondire e darvi più informazioni attendibili possibile, però può succedere che posso sbagliare, non essendo il mio mestiere, quindi correggetemi, ci tengo molto a dare informazioni precise su questi argomenti. Ho trovato molti elementi strani all'interno di tutto ciò, elementi che mi ricordano altri scioccati, altri casi, ma anche altri film che abbiamo visto. A voi cosa ha colpito di questa storia? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji di una macchina o di un van, oppure scrivetemi qui sotto van. Grazie mille ancora per i like, per i commenti, aiutano tantissimo il mio canale. Grazie se condividerete il video e noi ci vediamo al prossimo caso. Ciao!